Benvenuti su Aquascaping Lab. Oggi siamo ospiti qui a Piacenza al Pets Festival e nello specifico nel settore dell'acquaristica, l'Acqua Festival. Questa è un'esposizione enorme di 5.000 metri quadri che riguarda i rivenditori, gli allestimenti sia marini che tropicali, eventi, competizioni e tutto ciò che riguarda il mondo dell'acquaristica in generale, sia marina che tropicale. Il Pet Festival è quindi un evento di importanza nazionale e anche internazionale, grazie alle competizioni che qui vengono svolte soprattutto di allestimenti naturali e alla presenza di allevatori e negozianti anche da altre parti del mondo, non solo italiane o europee. I visitatori dell'Acqua Festival assisteranno alla Shrimp Competition, ovvero una competizione estetica fra i vari gamberetti. Sono qui con Sebastian e Marco, che sono gli organizzatori della competizione. Chiediamo a loro come è strutturata. Allora, questa è la quarta edizione dell'European Shrimps Contest. È nato inizialmente come un contest solamente europeo, è diventato poi in realtà un contest a livello mondiale, infatti abbiamo anche partecipanti da Taiwan, dal Giappone, oltre che chiaramente a tutti gli stati europei. Come è organizzata? Gli allevatori fondamentalmente possono partecipare con dei set, quindi dei gruppi di gamberi che vengono valutati da altri allevatori comunque di fama internazionale e, per poi vincere dei premi. È una cosa, solitamente gli allevatori lo utilizzano per, come vanto all'interno dell'allevamento o comunque come soddisfazione personale o comunque riconoscimento tra i più importanti che viene dato in Europa e tra i più importanti anche nel mondo. Grazie. Mentre invece per quanto riguarda le specifiche tecniche del gambero, Sebastian? Sì. Allora, esistono diversi tipi di criteri, ho sviluppato dei criteri appositamente per questo contest. Questi criteri valutano le caratteristiche dei gamberetti, quindi la colorazione, le dimensioni dei gamberetti, la forma del gamberetto, il disegno e insomma tutte queste piccole caratteristiche che permettono di poter dare una valutazione del gamberetto in modo, diciamo, completo. Sì. Benissimo, in bocca al lupo al vincitore e buona visione a tutti.